Assessore Pizzimenti, un'intesa questa che costituisce un fattore di sviluppo importantissimo per il porto di Trieste e per tutte le attività industriali e logistiche. Sì, è un punto di partenza, non di arrivo, di un accordo che è fondamentale sia per lo sviluppo del porto di Trieste, ma anche e soprattutto per l'economia del retroterra e dei retroporti. Quindi un momento importante per l'economia triestina, ma anche per tutto il nostro territorio. Naturalmente la regione Friuli Venezia Giulia continua a sostenere le attività portuali, le attività manifatturiere e industriali anche nell'ottica della Via della Seta. Assolutamente sì, questo è il futuro per il porto di Trieste, ma non solo la Via della Seta. Lo sviluppo del porto di Trieste è a livello altissimo in questo periodo, in questi ultimi anni ha avuto un grande sviluppo. Questo fa ben sperare anche per il futuro. Noi sosterremo, come stiamo facendo, come abbiamo fatto anche in finanziaria, il porto di Trieste con ingenti finanziamenti, quindi stiamo andando tutti nella stessa direzione.